vincitore dell'undicesimo palio culinario delle contrade. Contrada. La Selva. Maestria nel bilanciare gli ingredienti con utilizzo di tecniche di preparazione e cottura che hanno valorizzato il connubio peperone, prodotti del territorio e tradizione enogastronomica. Con questa menzione speciale, i giudici hanno assegnato alla Selva il palio culinario delle contrade per l'undicesimo Festival del Peperone Dolce di Altino. Un'edizione bagnata dalla pioggia fino alla cerimonia di premiazione che si è svolta nella cornice insolita della domenica pomeriggio. Dopo l'inatteso e imprevisto temporale del sabato, l'associazione di tutela che organizza il festival ha infatti recuperato all'ora del pranzo del 25 agosto la serata di festa persa. La giuria di chef presieduta da Ermanno Di Paolo, docente all'Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria, ha assegnato anche il premio ricetta d'autore al primo piatto di Fonte Mandrelle. Un'altra giuria, presieduta dallo storico Gianni Orecchioni, ha assegnato infine il premio del folklore alla contrada Briccioli. Ci scusiamo ancora con i nostri avventori per il disagio subito, dichiara il presidente Sebastiano Scutti, che nel consueto intervento di chiusura del festival ha ringraziato gli abitanti del centro storico per aver aperto le proprie case ed aver offerto riparo da grandine, pioggia e vento. In tanti si sono riparati anche nella chiesa parrocchiale. Lo spirito di comunità che anima il festival è prevalso anche in questa situazione di emergenza, sottolinea Scutti. Nonostante la competizione, i contradaioli si sono aiutati vicendevolmente per il ripristino degli stand maggiormente danneggiati dalla furia del temporale. Il protagonista indiscusso della manifestazione, che si svolge ogni anno il venerdì e sabato dell'ultimo fine settimana di agosto, rimane lui, il peperone dolce di Altino, detto Cocce Capamonte per la sua peculiarità di nascere con il frutto rivolto verso l'alto. Nonostante il maltempo, il prodotto tipico del paese è stato celebrato come il principe della tavola contadina, tra tradizione e innovazione che i contradaioli sanno fondere nell'elaborazione delle pietanze. L'appuntamento è per la 12ª edizione.